Signori, andiamo con la 42esima parte di questo Watch Dogs 1. Persona modello. Dio budello. No, non ti dice, è un termine toscano. Comunque, grazie per i 5.020. Accetto volentieri. Che diavolo ci fa qui, Jax? Quello è il furgone di Racine. Merda, crede che sua madre sia qui. Posto della mala. Dopo il casino dell'asta, saranno in massima allerta. Oh, tosto sto posto, raga. Elimina tutti i nemici, proprio così, cazzo duro contro il muro, raga. Va bene, non c'è problema, pronti a tutto. State a vedere, muoio tipo dopo un minuto e mezzo, Ok, intanto due li abbiamo già fatti fuori, il che non è male. Andiamo avanti. Passiamo dal parcheggio. Gli occhi aperti. Fuori. Bene così. Ok. Uno. Signori. Spettacolo. L'ultimo mi piacerebbe farlo fuori neutralizzandolo, cioè atterrandolo col cerchio, ma è troppo rischioso, allora io faccio così. Ne è rimasto uno solo, ma mi sa che è troppo poco per questa missione. Boom. Esattamente che vuoi, che cerchi. Dove è andato sto farabutto qua? Difenditi da rinforzi, e lo sapevo, raga. Lo sapevo troppo. Merda. Buono! Buono! Mi stanno vedendo ma non mi vedranno. Buono, buono, buono. Che sta succedendo? Non lo so, ma ok. Voglio vederti fare un po' di esercizio. Questo che sta parlando è sicuramente un'antisommossa che è sotto. Ho visto da quella parte, controllate. Controllate, fra, sei solo? Non è che poi esplode? Adesso ti penso io. Vabbè, non puoi chiamare rinforzi, quello è già qualcosa. Trova Jackson sopra, ok.
Cazzo è scappato quel figliolo? Oh, andiamo. Ti porto al sicuro. Forza, Jax. Andiamo. Forza. Hai recuperato il bambino. Ci saranno altri bastardi ora. Cosa ho fatto? Li ho uccisi tutti. Che avevo in testa? Fra, hai fatto bene a ucciderli tutti, però. Io non sono così. Vero? Ci sono tante cose che vorrei spiegarti. Lasciami stare. Mi dispiace per tutto, Jax. So che non è facile. Senti, Jax. Quando devo occuparmi degli uomini cattivi, tu devi stare al sicuro, sapevo. È così che mi dai forza. Come il guaritore. Chi è? Sì, proprio come lui. Però quello è solo un gioco. Ah? Io l'avverto. Se non ho presto notizie di sua madre, chiamo la polizia. E chiamala. Oh. E ragazzi, atto 2. Persona modello, missione completata. E anche la parte 42 se ne va. Oh merda, amico. Grazie per quello che hai fatto per me alla Matt. Irak non riusciva a crederci. Ma poi ci ha creduto, vero? Sì, se l'è bevuta. Adesso è tutto orgoglioso. Non posso farlo incazzare di nuovo, mi capisci? C'è un bar vicino a Rossi Fremont. Lascio una cosa fuori in mezzo ai rifiuti. È un microfono. Prendi. Senti, t'hai spaventato lì, all'asta. Ora nessuno può salire ai piani alti senza avere il suo permesso, nemmeno io. Saremo discreti. No, dai. Che cazzo. Ok ragazzi, ci vedremo alla parte 43.